Venivate da una bella, un altro 3-0 secco, che era l'esordio, e anche la seconda partita in casa avete replicato. Siete partiti subito forte e avete spento tutte le volte che hanno provato a rimontarvi, avete proprio dato la mazzata secca. Sì, beh, è stata una bella partita, comunque combattuta, anche se il risultato poi alla fine ci ha dato ragione. Il primo set abbiamo spinto bene sull'acceleratore, poi invece gli altri due set l'abbiamo fatta punto a punto. È stata comunque una bella partita combattuta, dei belli avversari, assolutamente, una bella squadra. Due partite vinte, 3-0 secco. Secondo te vi può dare magari questo un po' la carica per affrontare poi il campionato in maniera con la stessa energia? Sicuramente due partite vinte così all'esordio ci aiutano, è una bella iniezione di coraggio e di fiducia, però il campionato è lunghissimo come ogni anno, e come ogni anno dovremo lottare, perché le squadre che ambiscono a vincere questo campionato sono sempre parecchie, anzi anche quelle che stanno arrivando su dalla mista A sono comunque sempre molto agguerrite. Faccio l'ultima domanda. La prossima partita da dove ripartiresti, da magari quello che avete fatto di buono oggi? Sì. Ma allora continuiamo. Hai alzato te la coppa qua. Gianni, allora. Allora, sì, sicuramente questa formazione che abbiamo messo in campo è una formazione vincente, anche se comunque abbiamo una rosa molto ampia, con moltissimi giocatori altrettanto validi di quelli che hanno partecipato questa sera alla partita. Quindi abbiamo questa fortuna di avere un notevole ricambio di giocatori e giocatrici, quindi c'è sempre parecchio turnover e tutti hanno molta voglia di giocare. Quindi diciamo che qualunque formazione riusciamo a mettere in campo ultimamente è una formazione comunque agguerrita, che può dire la sua, ecco, sicuramente con ogni squadra. Okay.